stiamo per partire? Buongiorno e bentrovati a tutti a questa importante sessione di discussione, la genomica tra ricerca e innovazione, sfide e opportunità per l'integrazione nella sanità pubblica in Italia. Ecco, oggi parleremo della prima ricognizione dell'attività di genomica nelle regioni e nelle strutture pubbliche e private accreditate svolta da Agenas. Saranno molti gli autorevoli relatori che si alterneranno in questo panel per analizzare e discutere delle sfide e delle opportunità per consentire una corretta integrazione della genomica nella sanità pubblica. Come sappiamo, le tecnologie genomiche si stanno evolvendo e stanno aprendo nuove frontiere per l'assistenza sanitaria. Lo vediamo nella ricerca, lo vediamo anche in ambito clinico, sono protagoniste della medicina di precisione, della medicina personalizzata. Ecco, con la ricognizione che oggi Agenas presenterà, che Agenas ha svolto qui, anticipo, hanno partecipato ben 132 strutture pubbliche e private accreditate, avremo quindi l'opportunità di avere per la prima volta una mappatura, una fotografia di un settore così fortemente innovativo e in crescita. Ecco, a questo punto partirei con l'introduzione dei primi relatori. Abbiamo alla mia destra il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il professore Roberto Giovanni Nisticò, e in collegamento da remoto la dottoressa Manuela Lanzarin, presidente facente funzione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Eccola, salve dottoressa. Buongiorno. Ok, se può alzare un po' la voce, la sentiamo un po' bassa. Sono un po' giù di voce, quindi cercherò di alzare un po' la voce. Mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Quindi lascerei a lei la parola per un saluto introduttivo, per spiegarci l'importanza della sessione che abbiamo appena aperto. Sì, allora, grazie. Buongiorno a tutti, io porto molto volentieri i saluti di Agenas, di tutto il consiglio CDA di Agenas, a questo importante momento di confronto su una tematica molto importante come è quella della genomica. È chiaro che questo è un terreno oggi più che mai attuale, un terreno in cui il confronto, la mappatura di quello che oggi c'è all'interno anche dei sistemi organizzativi delle regioni diventa fondamentale. Diventa fondamentale proprio perché sappiamo quanto questi temi oggi si intreccino con i concetti di prevenzione, diagnosi e cura, ma che oggi abbiano anche una valenza molto importante, soprattutto se è legata all'innovazione, alla ricerca e alle nuove tecnologie. E chiaramente un'evoluzione che è in continuo movimento, che però ha il fine principale quello di chiaramente riuscire a essere più puntuale, più certa su quelle che sono le diagnosi e quindi tutto il tema della prevenzione e poi su quella che è la cura, perché parliamo sempre più, insomma, noi sappiamo di medicina personalizzata, di cure personalizzate cucite un po' sulla patologia della singola persona. E quindi diventa molto importante anche un concetto di qualità di vita del paziente. Sappiamo quanto questo possa fare la differenza, cioè la medicina personalizzata, la cura individuale possa effettivamente andare a incidere molto sulla qualità di vita del paziente, oltre che anche su sostenibilità da un punto di vista più generalizzato. E quindi io credo che sia molto importante appunto l'incontro di oggi, che poi segue quello che è il piano di innovazione del sistema sanitario delle scienze ioniche del 2017, su cui Agenas ha avuto un ruolo importante ed è stata individuata come l'ente che deve, quindi, che ha il compito di fare una ricognizione complessiva e quindi di mappare oggi quelli che sono i vari sistemi organizzativi regionali. Questa è un'ottica di maggiore accessibilità, di maggiore condivisione di quelle che sono le informazioni e i dati, e qui apriamo una parentesi, credo, insomma, sarà oggetto anche di discussione sempre relativamente all'utilizzo dei dati, ma anche relativa alle competenze, alle professionalità.
E quindi credo che l'incontro di oggi sia molto utile e metta anche in evidenza come il lavoro che Agenas ha fatto proprio su mandato del coordinamento, insomma, a seguito appunto di questo piano, diventi importante in un campo in cui l'evoluzione tecnologica della ricerca sta viaggiando in maniera molto forte. È altrettanto chiaro che noi sappiamo che oggi questo settore è un settore in continua evoluzione, ma un settore che permette, come dicevo prima e vado a chiudere, sicuramente a garantire cure mirate, cure personalizzate, che quindi poi incidono su quella che è la qualità di vita, l'aspettativa delle persone, sulla sostenibilità dei sistemi, ma che deve anche al tempo stesso garantire un'accessibilità trasversale. E la ricognizione fatta da Agenas va proprio in questa direzione. Io quindi veramente chiudo con queste mie poche parole di saluto iniziale da parte dell'agenzia e auguro a tutti voi un buon proseguo di quello che è il convegno e l'incontro che avrete oggi. Grazie, dottoressa Lanzarin. Ecco, a questo punto lascerei la parola al presidente Nistico per spiegarci anche, diciamo, in termini di diagnosi e cure, quali sono poi le prospettive della genomica. Intanto ringrazio per questo invito. Io porto i saluti istituzionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ho l'onore di presiedere da pochi mesi. La genomica è un campo affascinante, dapprima dal punto di vista, diciamo, dell'università. Come ricercatore, io sono sempre rimasto affascinato dalla genomica e dalle sue applicazioni, soprattutto in farmacogenomica, essendo farmacologo. Oggi, a livello istituzionale, ne intravedo un grandissimo potenziale, una grandissima opportunità. La genomica rappresenta una delle frontiere più avanzate della scienza moderna, applicazioni rivoluzionarie per il miglioramento della salute e del benessere dei cittadini. Chiaramente, attraverso la conoscenza approfondita del genoma umano, siamo oggi anche in grado di sviluppare terapie sempre più mirate, efficaci, le cosiddette terapie di precisione, con benefici straordinari sia per la prevenzione sia per il trattamento di patologie complesse. Pensate alle patologie oncologiche, alle malattie rare, alle malattie croniche. Il potenziale della genomica ovviamente va oltre la cura, chiaramente si estende alla prevenzione, come dicevamo, alla diagnostica, all'intervento precoce. E grazie alla mappatura del genoma umano è oggi possibile identificare mutazioni o variazioni genetiche associate a determinate malattie, orientando lo sviluppo di farmaci mirati a correggere specifiche anomalie genetiche. Con tecnologie come il CRISPR, altre tecniche di editing genetico, è oggi possibile anche creare modelli di malattia più realistici, come modelli in vitro, modelli animali, che permettono di testare i farmaci in contesti biologici che mimano meglio le condizioni umane. Inoltre, la scoperta di biomarcatori diagnostici e predittivi può essere usata per monitorare l'efficacia dei farmaci. Quindi il tema dei biomarcatori è un tema oggi molto presente anche a livello regolatorio. Molto spesso in passato i farmaci venivano approvati senza una reale misura di un parametro oggettivo, che sono i biomarcatori, ma i biomarcatori stanno sempre entrando di più nella pratica clinica, stanno sempre entrando di più negli studi clinici, anche come endpoint, e quindi oggi è molto importante per noi, che facciamo valutazioni regolatorie, chiaramente considerare le terapie cosiddette targettizzate, ovvero sul bersaglio, e quindi il biomarcatore è assolutamente degli avanzamenti a cui dobbiamo oggi adeguare anche il nostro approccio regolatorio. Chiaramente, per realizzare pienamente il potenziale della genomica è necessario affrontare sfide significative, lo sviluppo ad esempio di infrastrutture adeguate, la formazione dei professionisti sanitari, la regolamentazione etica e giuridica e non da ultimo la sensibilizzazione dei cittadini. La ricognizione voluta da Agenas a livello regionale, che ha avuto l'obiettivo di ottenere una mappatura dei modelli organizzativi regionali, dell'accessibilità geografica, dei volumi, della tipologia di analisi genomiche eseguite e della diffusione delle tecnologie di sequenziamento massivo, è oggi essenziale anche per l'attività di AIFA. Alcuni punti importanti, a mio avviso, andranno discussi nell'ottica di una strategia comune, e questi riguardano l'identificazione di aree prioritarie per avviare azioni regolatorie mirate per promuovere l'implementazione clinica della farmacogenomica, ad esempio, la discussione su come i regolatori potranno facilitare l'uptake della genomica a livello nazionale e come sfruttare i dati genomici provenienti dal real world, e discutere come implementare l'impatto regolatorio di progetti di medicina personalizzata e di precisione finanziati a livello europeo. La sfida che abbiamo davanti quindi è ambiziosa: bisogna integrare i processi della genomica nella pratica clinica quotidiana,
in modo da assicurare che queste nuove tecnologie possano essere utilizzate in maniera equa, accessibile per tutti i pazienti, indipendentemente dal luogo di residenza o dalle loro condizioni socio-economiche. Siamo consapevoli che per raggiungere questo obiettivo sarà necessario un grande sforzo di collaborazione tra le istituzioni, il mondo della ricerca, le imprese farmaceutiche e le strutture sanitarie al fine di creare un ecosistema favorevole all'adozione di queste innovazioni. AIFA intende continuare a svolgere un ruolo centrale, promuovendo un dialogo costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti e assicurando che le nuove terapie genomiche siano sottoposte a un rigoroso processo di valutazione in termini di efficacia, sicurezza nell'ambito della sostenibilità economica. Sul tema delle terapie personalizzate mi sto spendendo personalmente, avviando un dialogo in seno ad un tavolo di lavoro che si insiederà a breve in AIFA. Quindi in conclusione, permettetemi di dire come la genomica ci offra oggi l'opportunità di trasformare radicalmente il modo in cui intendiamo e pratichiamo la medicina. È nostro dovere fare in modo che questi progressi si traducano in benefici concreti per tutti, contribuendo a un sistema sanitario più equo, sostenibile e innovativo. Con questo vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie Presidente, ho parlato appunto di una sfida ambiziosa e per raggiungerla, come diceva, il primo passo è parlarne, comunicarne e analizzare gli obiettivi e le finalità, è quello che faremo oggi con i nostri relatori. Quindi la ringrazio davvero per la sua visione, per la sua presenza e le auguro una buona giornata. Grazie, buon lavoro. Ecco, partirei quindi a questo punto con la presentazione della ricognizione della genomica con i nostri relatori. Inviterei ad avvicinarsi al tavolo il dottor Antonio Fortino, direttore del Dipartimento Area Sanitaria Agenas, la dottoressa Daniela Galeone, direttore ufficio 8 della promozione della salute, prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative del Ministero della Salute, il dottor Domenico Coviello, responsabile UOC, direttore dei laboratori di genetica umana dell'ospedale Gaslini di Genova, l'ingegnere Enrica Celeste Giarmoleo del Dipartimento Area Sanitaria Agenas e il dottor Maurizio Simmaco del Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso Nesmos dell'Università La Sapienza di Roma. Ecco. Dottor Fortino, partirei da lei per, appunto, come accennavo nella mia introduzione, oggi verrà presentata ufficialmente la prima ricognizione delle attività, dell'attività genomica svolta da Agenas. Quindi le chiederei quali sono state le finalità e gli obiettivi che hanno portato alla creazione di questo documento. Buongiorno, grazie dell'invito, grazie della partecipazione. Se posso avere la prima diapositiva, grazie. Allora, il lavoro di Agenas non è ovviamente iniziato da zero, siamo saliti, come si dice, sulle spalle dei giganti per apportare qualche elemento, diciamo, di conoscenza in più ad una linea di attività istituzionale, scientifica, che esiste nel nostro paese da diversi anni. Una pietra miliare di questa attività è costituita dal piano nazionale del 2017, che è stato approvato con un accordo, un'intesa Stato-Regioni, e che ha fissato alcuni obiettivi fondamentali nel campo della genomica applicata alla sanità pubblica. Gli obiettivi sono appunto di trasferire le conoscenze della genomica oltre i laboratori nella pratica quotidiana dei servizi sanitari, come è stato detto dal Presidente di AIFA, valorizzando appieno tutte le conoscenze in favore dei pazienti, e aumentare anche l'efficacia di queste tecnologie sia a fini preventivi che diagnostici e terapeutici. E infine promuovere un cambiamento anche culturale, perché come è stato detto e richiamato anche dalla Presidente Lanzarin, siamo dinanzi a un cambio importante, un'innovazione radicale che influenzerà e sta già influenzando le pratiche quotidiane, ma di questo non tutti i nostri operatori sono pienamente consapevoli ed informati.
il documento del 2017 sottolineava come sia importante appunto governare questa innovazione, quindi porre in essere quei meccanismi di valutazione e di trasferimento nella pratica che apportino effettivamente risultati favorevoli, quindi un'innovazione non lasciata a se stessa ma continuamente guidata dal committente pubblico. E l'altro punto fondamentale è la necessità di costituire azioni di network, quindi di messa in rete tra tutti i vari, diciamo, soggetti interessati alla tematica. Di questo si occupa il coordinamento interistituzionale sulla genomica in sanità pubblica, poi la dottoressa Galeone lo, diciamo, illustrerà meglio di me, e all'interno di questo coordinamento Agenas ha avuto il compito di condurre una prima ricognizione, in realtà la seconda, ma la prima era stata molto limitata e parziale, non aveva avuto una diffusione poi, diciamo, pubblica, una prima quindi sistematica rilevazione della dell'offerta di genomica, e in parallelo all'offerta anche della governance che le regioni si sono date in questo settore, perché come si sa le regioni hanno piena potestà organizzativa in campo sanitario e ce l'hanno anche nel campo della genomica, quindi a loro spetta in base all'intesa anche di trovare le condizioni organizzative migliori. Quindi è stata fatta, diciamo, questa duplice fotografia: da un lato l'assetto normativo e programmatorio regionale, dall'altra l'offerta sul campo. Le due cose, come poi sarà meglio illustrato, non sono sempre coerenti, ossia azioni programmatorie poco sviluppate magari corrisponde a una situazione sul campo molto sviluppata, perché sotto la spinta di capacità e culture poi presenti negli ospedali e nei laboratori, magari le strutture sono andate più avanti di quanto le rispettive regioni siano riuscite a governare. E quindi questa duplice punto di vista restituisce un quadro d'insieme della situazione attuale. Nel frattempo ci sono state ulteriori ed importanti azioni, diciamo, di governo che riguardano appunto la determinazione di un volume di efficienza fissato in 5.000 campioni per struttura, annui ovviamente. Questo volume, come poi vedremo, non è spesso raggiunto, è raggiunto solo raramente dai laboratori. Sono state anche finanziate alcune specifiche tecnologie genomiche che permettono la profilazione genomica di alcuni tumori, quali quello della mammella, quelli del polmone, quello delle vie epatobiliari. Le regioni quindi hanno ricevuto e hanno distribuito a loro volta delle risorse economiche per favorire queste linee di attività, e anche per la progettazione di Agenas è stato emanato un importante decreto ministeriale che stabilisce le regole per il funzionamento dei Molecular Tumor Board a livello regionale, i quali a loro volta devono potersi giovare di centri di genomica per poter effettuare la profilazione dei singoli pazienti e quindi la determinazione della terapia più adatta al singolo caso. La prossima. Alcune indicazioni importanti sono venute nel corso di questi anni dal Consiglio Superiore di Sanità, che ha emesso nel 2020 prima, nel 2022 dopo, una serie di raccomandazioni per il governo del settore. Li richiamiamo brevemente: stabilire le migliori pratiche di prescrizione e di erogabilità degli esami, proprio per governare in maniera dinamica l'innovazione;
fornire sempre insieme al test una attività professionale specialistica di consulenza pre e post test, eseguire gli esami in centri altamente qualificati, individuare quindi una rete dei centri, quella dinamica appunto di networking che veniva già raccomandata dal piano del 2017, e creare queste sinergie anche con i centri di ricerca, in particolare con gli IRCCS, quindi coniugare l'attività di ricerca con quella che va verso l'utilizzo nella pratica clinica. E successivamente lo stesso Consiglio Superiore ha proposto proprio le caratteristiche di quella che potrà diventare una rete genomica nazionale, e questa, diciamo, indicazione è molto ben dettagliata da questo parere del Consiglio. Avanti. Alla luce di tutto questo background abbiamo quindi progettato questa indagine, questa ricognizione, che ha diciamo, rilevato l'attività e programmazione della genomica in sanità pubblica a fini clinici e non di ricerca, anche se poi spesso questi due aspetti non sono facilmente separabili, ma è una semplificazione che abbiamo voluto apportare, che ha permesso all'indagine di avere una maggiore focalizzazione. L'abbiamo progettata appunto e realizzata nel corso dell'anno 2023. Poi l'ingegner Giarmoleo ne illustrerà dettagliatamente metodo e caratteristiche, ma le finalità appunto sono quelle, da un lato, di tenere desta l'attenzione del mondo sanitario su questo tema che si va sviluppando, come dicevo prima, in forma quasi spontaneistica all'interno del nostro sistema, e dall'altra parte offrire a chi governa il settore a livello statale, a livello regionale, elementi di conoscenza per programmare e valutare. Non da ultimo, come è stato accennato anche negli interventi precedenti, c'è il grande tema dell'uniformità di accesso e della parità delle condizioni diritti all'interno del nostro paese. Ci sono le diseguaglianze geografiche, sono ben note, e anche purtroppo nel campo della genomica ci troviamo dinanzi a situazioni molto diverse a seconda delle regioni, a seconda del luogo in cui il paziente ha la fortuna, o la paziente ha la fortuna di vivere, e quindi questo della uniformità dei livelli essenziali di assistenza è un tema di estrema importanza e che l'Agenzia monitora in continuazione. Avanti. Quindi gli obiettivi che discendono da queste finalità sono stati la ricognizione dei provvedimenti normativi di programmazione e di organizzazione, compresi provvedimenti che riguardano la fissazione delle tariffe e la prescrivibilità degli esami. Un secondo tema è quello della distribuzione dell'offerta sul territorio, quindi volumi, distribuzione geografica, tipologia di esami offerti e tecnologie utilizzate. E infine la possibilità di creare tra gli esperti o i referenti regionali una rete di referenti, appunto di persone che si occupano a livello regionale di questo sistema, scambiandosi poi attraverso il lavoro di Agenas esperienze, consigli e provvedimenti che possano portare a una maggiore uniformità nel governo del sistema. Concludo con questo esempio che, diciamo, è per noi una sfida nel sistema sanitario inglese. Già dal 2018 esiste un servizio genomico nazionale che può essere conosciuto attraverso la pagina internet del sistema, e già appunto da 6 anni si lavora nella direzione di questa rete genomica, con delle difficoltà. Questo studio che viene citato in basso descrive sia le barriere ma anche i fattori facilitanti per la creazione di questa rete nazionale, e quindi è un ottimo spunto anche per il nostro paese che si avvia in questa direzione. Grazie.
Grazie dottor Fortino, anche appunto per l'esempio della sanità inglese, quindi abbiamo anche un esempio da poter seguire per creare una regia e un sistema. Ecco, a questo punto passerei la parola alla dottoressa Galeone per chiederle a livello di governance quali sono le istituzioni che si occupano poi di genomica, quali sono come sono organizzate e quali sono poi le prospettive per il prossimo futuro. Allora, grazie, buongiorno a tutti, intanto grazie per avermi invitato a questo evento che in realtà insomma ci illustra un po' di lavoro che abbiamo fatto insieme nei mesi passati, con tante difficoltà, con tante sfide per il futuro. E non ripeto, anzi ripeto quello che è stato detto dai nostri precedenti relatori sull'importanza della genomica negli ultimi anni, che ha fatto dei progressi grandissimi, e quindi una delle sfide è proprio stare al passo con la velocità con cui queste nuove innovazioni in campo scientifico, in campo di ricerca si sviluppano e hanno quindi anche delle ripercussioni fondamentali a livello poi di programmazione sanitaria, a livello poi di impatto proprio sulla salute pubblica. Ovviamente dal Ministero della Salute ha sempre avuto un'attenzione notevole sul tema della genomica, che si è evidenziato proprio attraverso anche la definizione di documenti di indirizzo come appunto il piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze omiche, sempre in una visione prospettica di collegare poi tutto quello che deriva dalla ricerca in genomica anche proprio sulla realtà quotidiana del servizio sanitario pubblico e quindi dell'offerta al cittadino. E poi ha supportato appunto lo sviluppo di questo piano anche attraverso una serie di iniziative, attraverso anche finanziamenti da progetti del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Il piano per l'innovazione è stato sicuramente un documento fondamentale perché ha individuato appunto delle aree prioritarie sulle quali poi lavorare e cercare in qualche modo di governare gli sviluppi anche della ricerca e dell'innovazione. E tra queste aree prioritarie ovviamente il documento non poteva che non focalizzare l'attenzione sulla necessità di una funzione di governo e quindi di coordinamento centrale di livello nazionale di quello che avviene. E proprio per questo si è arrivati poi alla costituzione di questo coordinamento interistituzionale della genomica in sanità pubblica, che è stato poi istituito formalmente, anche se era previsto dal piano del 2017 e poi si era già in qualche modo attivato, ma in maniera non formale, nel 2022 proprio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. Ed è un coordinamento molto importante perché, come già prevedeva proprio il piano, ha funzioni di raccordo e monitoraggio delle attività di pianificazione nel campo della genomica in sanità pubblica. E questo che cosa ha voluto significare? Abbiamo cercato di raccogliere attorno a questo tavolo non soltanto tutte le direzioni generali del Ministero che potevano avere in qualche modo una relazione, un impatto, una importanza relativamente alle attività della genomica, sia in termini di programmazione, sia in termini di ricerca, sia in termini proprio di prevenzione, quindi impatto poi sulla diagnosi e poi sulla cura di tante patologie, e poi gli altri interlocutori che erano già previsti dal piano, che sono appunto l'Agenas, l'Istituto Superiore di Sanità, l'AIFA, i rappresentanti delle regioni che sono stati nominati dalla Commissione Salute delle regioni, e poi ci siamo avvalsi anche nel lavoro anche di alcuni esperti in relazione a tematiche specifiche. Che cosa erano i compiti, quali sono stati i compiti del coordinamento in questi due anni in cui ci siamo riuniti formalmente 5 volte, ma in realtà poi c'è stato un lavoro di interscambio che è andato al di là delle riunioni formali. Sicuramente l'aggiornamento su quello che si fa, cioè la cosa fondamentale che abbiamo visto, l'importanza di mettere in connessione le diverse istituzioni, le diverse reti e comunicare quello che si fa, che alcune volte non è così facile che tutti siano informati di quello che avviene. Quindi questo è stato un elemento fondamentale, per esempio sull'aggiornamento su quello che avviene nel programma One Million Genome, ed è stato importantissimo che l'Italia sia stato uno dei primi paesi che abbia firmato questo importante accordo, che ha una serie di implicazioni che è ancora in corso perché poi ci sono state altre pianificazioni europee che ancora adesso sono in attività, che cercano proprio non soltanto di consolidare quello che si fa nei singoli paesi, ma anche di cercare poi di creare anche una infrastruttura pure internazionale, interpaese, quindi a livello europeo, proprio per avere una visione, un assetto, un ordinamento condiviso di tutto quello che avviene nel campo della genomica.
E quindi è stato possibile, anche proprio a supporto di queste iniziative europee, confrontarsi su alcune tematiche fondamentali. Abbiamo poi fatto, e questa era una esigenza che era emersa proprio dal coordinamento, un primo monitoraggio di alcuni dei progetti di genomica in sanità pubblica che sono in capo a diversi attori istituzionali, che è stato fatto nel 2022. E poi ovviamente, come diceva prima il dottor Fortino, c'era stata una prima rilevazione di quello che avviene nelle regioni e abbiamo sicuramente condiviso tutti insieme dal primo momento questa volontà di Agenas di fare questa rilevazione, che sicuramente ha dato uno spaccato fondamentale e che oggi verrà presentata, ma che secondo me dovrà essere ulteriormente presentata e proprio resa molto nota anche alle regioni e agli interlocutori che hanno partecipato alla rilevazione, perché voi vedrete lo strumento, è uno strumento veramente fantastico e accessibile, e quindi dovrà essere non solo ben conosciuta, implementata e spero nel prossimo futuro anche continuamente e costantemente aggiornata. Vabbè, questo ve l'avevo detto sulla l'importanza appunto dell'aggiornamento sui progetti europei. Abbiamo potuto avere al tavolo la presenza non soltanto dei rappresentanti delle istituzioni formalmente inserite nel coordinamento, ma anche di tutti gli altri attori che hanno lavorato all'interno di questi programmi e che quindi hanno fornito sicuramente degli elementi di informazione, ma anche di scambio e anche di approfondimento di idee per il futuro. L'altra funzione è stata quella di aggiornamento sui progetti del CCM. Il CCM ha cercato sempre negli anni di sostenere l'attività della genomica. Il dottor Fortino ricordava che prima che anche gli operatori molto spesso fanno fatica ad essere informati, quindi uno dei primi progetti è stato un progetto relativo alla formazione degli operatori sanitari, proprio per dare le basi su una tematica così ampia e così complessa anche. E poi l'ultimo progetto che si è concluso da pochi mesi, che è stato coordinato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università degli Studi di Roma, e saluto il professor Villari che è qui, che è stato il coordinatore del progetto, che ha innanzitutto fornito proprio supporto alle attività del One Million Genome, creando quindi un supporto a quelli che sono, per chi conosce il progetto, quelli che vengono chiamati i gruppi specchio rispetto ai gruppi internazionali che sono costituiti a livello europeo, e sono i gruppi nazionali che seguono le tematiche che si sviluppano nel progetto europeo. Ma poi un altro elemento fondamentale è stato l'elaborazione di un documento tecnico-scientifico che dovrebbe rappresentare la base e il supporto tecnico-scientifico per andare poi a rivedere la strategia nazionale. Questo perché si riteneva nel coordinamento che la strategia nazionale debba essere aggiornata, non perché non più valida, ma perché tanto lavoro negli anni è stato fatto, e quindi fare un po' il punto di quello che è stato fatto e ridefinire priorità, obiettivi e sfide per il futuro. E speriamo, insomma, che questa attività possa a breve essere anche avviata. E poi ovviamente il progetto prevedeva una restituzione dei risultati che abbiamo fatto insieme con l'università con questo workshop conclusivo. Vabbè, vado abbastanza velocemente perché un altro aspetto nel coordinamento è stato quello di poter confrontarci con esperti su tematiche importanti che sono anche ancora in discussione anche a livello europeo, per esempio il confronto sul consenso informatico informato nella governance dei dati genomici, e questo è un tema che è ancora molto caldo e che presenta tante sfide che dovranno essere affrontate. È stato fatto un primo monitoraggio, come dicevamo, che ha portato coinvolto anche alcuni degli attori del coordinamento e ha portato quindi anche ad una pubblicazione. Non mi dilungo sui risultati e poi ovviamente, ma no, su questo lascerò poi la parola alla dottoressa Giarmoleo per la presentazione proprio della rilevazione. Questa, diciamo, è stata un'attività veramente accolta con entusiasmo da quando i colleghi di Agenas hanno riproposto la possibilità di fare questo nuovo approfondimento, e poi lo vedrete, veramente è stato un gran lavoro. Cosa dire? La richiesta era quali sono le possibilità per il futuro. L'idea di base è quella di arrivare ad un aggiornamento, come dicevo prima, della genomica in sanità pubblica, però questa idea di base dovrà essere concretizzata
Forse non tutti sapete che noi siamo adesso come Ministero in una fase di totale riorganizzazione che comprende quindi anche delle modifiche nell'assetto delle direzioni generali, e quindi questo comporterà anche una ridefinizione dei compiti delle varie direzioni generali e dei vari uffici. Quindi presumibilmente questo avvio di questa attività potrà realizzarsi quando avremo completato l'assetto istituzionale. E però ovviamente una delle linee strategiche anche di un nuovo piano sarà sempre una funzione di governance centrale, e quindi il ruolo del coordinamento sarà sempre molto importante. E una cosa che già ci siamo detto adesso con i componenti del coordinamento è che bisogna allargarne la composizione, rivalutarne la composizione, perché alcuni attori strategici attualmente non sono presenti, anche se in realtà sono poi coinvolti nella programmazione sia nazionale che internazionale. Penso per esempio, per fare un esempio, al Ministero della Ricerca, dell'Università della Ricerca. E quindi penso anche, vedo il professor Coviello da qualche parte, sì, sta lì, penso anche a una non solo rappresentanza da parte delle regioni, ma anche come conseguenza del lavoro che è stato fatto da Agenas, arrivare a costituire, e questa era una idea che abbiamo cominciato a portare avanti, un vero e proprio coordinamento interregionale sulle attività della genomica, come esiste per esempio il coordinamento interregionale sulla prevenzione, è anche una delle idee venute fuori dal coordinamento che sarebbe opportuno in qualche modo sviluppare, perché questo creerebbe quel rapporto più diretto tra le attività che si fanno nelle regioni e si collegherebbe molto bene, secondo me, anche al lavoro che ha fatto Agenas. E quindi diciamo, queste sono, dal punto di vista della governance centrale, le sfide per il futuro. Ridare una centralità per quello che può essere il ruolo della salute, ma tenendo conto che il campo della genomica ha delle ripercussioni ovviamente sulla salute della popolazione, ma ha anche tante implicazioni che riguardano attori molto diversi e istituzioni molto diverse. Quindi creare un vero raccordo e definire anche una strategia nazionale condivisa tra tutte le istituzioni dovrebbe essere la sfida chiave per il futuro. E insomma noi siamo sicuramente disponibili a affrontare questa sfida, vedremo un po' nel percorso successivo come andrà. Grazie. Grazie dottoressa Galeone. Ecco, abbiamo parlato con il dottor Fortino delle finalità, degli obiettivi, con la dottoressa Galeone della parte istituzionale, e passerei al dottor Coviello per parlare della programmazione. Ecco, le chiederei quanto il monitoraggio effettuato da Agenas possa contribuire nella programmazione della genomica nella sanità pubblica in Italia. Grazie, saluto tutti gli intervenuti, ringrazio per l'invito. Proprio due parole di presentazione e poi rispondo alla domanda. Sono un medico, ma mi sono dedicato alla genetica da appena laureato, quindi sono 40 anni che lavoro in genetica. Ho girato anche diverse istituzioni, partendo da Genova, dal Galliera, poi all'università, poi sono stato a Modena 3 anni, 10 anni a Milano, un po' all'estero, poi sono rientrato a Genova, al Gaslini di Genova. Quindi ho sempre seguito un po' tutta l'evoluzione della genetica nel passaggio alla genomica. Infatti un messaggio che mi piace sempre riportare a chi ascolta è che mentre la genetica si è sempre occupato delle malattie genetiche, quindi della famiglia, oggi stiamo parlando di una cosa nuova, cioè la genomica che si occupa della popolazione. Quindi gli strumenti che abbiamo ci hanno permesso di fare questo grosso salto. Programmazione. Direi che quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, io ho 8 diapositive, molto poche, e ve le mostrerò, però quello che è successo è questo enorme sviluppo della tecnologia, e diciamo che invece il ritardo è proprio nell'organizzazione dei risultati. Quindi la tecnologia ci permette di fare delle cose, allora chi può ne fa di più. Abbiamo visto come succede in America, no? Il privato che può va, fa i suoi missili, va per conto suo in America. Ora, sulla Luna o su Marte, ecco. E nella genomica sta succedendo la stessa cosa. Il privato che vuol fare delle cose le può fare perché la tecnologia ce lo permette. Sta allo Stato invece organizzare un servizio che renda regolamenti questo settore, e quindi il lavoro di Agenas è fondamentale. È fondamentale, ci sono state varie ricognizioni in passato,
ma che non avevano queste caratteristiche, sono state riconosciute. La Società Italiana di Genetica Umana, che è la società italiana appunto, ha fatto in passato delle ricognizioni, ha pubblicato i dati, ma poi erano statiche, nel senso che non c'era la possibilità di aggiornarle. Adesso abbiamo per la prima volta una piattaforma nazionale in cui tutte le regioni partecipano, non più solo i genetisti della società. Quindi secondo me questo è importantissimo. A questo punto si vuole mandare le sue slide? Sì. Allora... quindi sarà questo, vediamo. Sì. Allora, ho già accennato alla tecnologia, che è stata in non grande, enorme crescita. No? Abbiamo visto che negli ultimi anni, anzi siamo partiti dagli inizi del 2000, quando c'è stato il sequenziamento del primo genoma umano, dove si sono spesi milioni per avere questa sequenza. Poi sequenziare il genoma applicando le soluzioni tecnologiche che via via si sono aggiunte, si è arrivati a spendere 100.000 euro per un genoma, poi 10.000 euro, poi alcune migliaia di euro, adesso siamo arrivati ad alcune centinaia di euro per sequenziare un genoma. E quindi questo è stata la grossa, diciamo così, il grosso cambiamento per cui si è reso accessibile la conoscenza di molti dati ai laboratori anche del Sistema Sanitario Nazionale. Prima erano veramente solo dati per la ricerca. Qual è il nostro compito e qual è il collo di bottiglia in realtà? Il nostro compito oggi è quello di interpretare questi dati e l'interpretazione appropriata, no, di questi dati, proprio per, come abbiamo detto, la prevenzione delle malattie, è stato già detto, no? È molto complessa. In alcuni casi è stata quasi immediata. Faccio un esempio molto semplice. Leucemia mieloide cronica, nel settore dei tumori dove si è applicata di più. Leucemia mieloide cronica, c'è un'alterazione cromosomica, prima con la chemioterapia e la radioterapia il 50% delle persone non ce la facevano a sopportare queste cure. Quando si è fatto il farmaco biologico che riconosce solo le cellule che hanno questa anomalia, e quindi il farmaco viene pilotato sulle cellule tumorali, 95% di sopravvivenza, e sta aumentando. Quindi, tanto per fare un esempio, ecco, quindi nei tumori è stato il primo esempio, ma sta andando avanti in vari settori. Non possiamo dilungarci qua proprio per... questo appunto è quello che stavamo dicendo. La medicina personalizzata quindi oggi è una realtà nella cura di diversi tumori con i farmaci biologici. Qual è la sfida oggi? La sfida è quello invece di comprendere la componente genetica che c'è nelle malattie comuni. Però è differente dalla genomica mendeliana classica, dove c'era un gene che provoca la malattia. Nelle malattie più comuni, ipertensione, malattie cardiovascolari e così via, ci sono vari geni che hanno una certa componente genetica e solo quando sono messi insieme in un certo modo possono determinare un rischio aumentato della patologia. Quindi è qui la sfida, leggere il DNA ma interpretarlo, perché in alcuni casi, voglio dire, adesso tante persone mandano in America a sequenziare il proprio DNA, gli mandano un dischetto con un sacco di sequenze, cosa vogliono dire non si sa, poi arrivano in ospedale a dire ma io ho qua il mio genoma, ditemi cosa ho, non è una cosa così semplice. Quello invece che va fatto è il contrario, cioè è capire quali sono le cose validate per la diagnostica e questo per esempio come al solito l'Inghilterra ci insegna, no? E nel sistema sanitario non possiamo fare tutto, bisogna fare le cose validate che veramente abbiano un significato biologico e già così faremo fatica. Quindi è interpretare i risultati e qui adesso vedremo poi quali sono le problematiche. Abbiamo detto che l'insieme di questa componente genetica ci permetterà di avere quelle che chiamano signature, cioè dire tutti se un gene ha l'altro bene AC, l'altro gene ha un'altra lettera, viene fuori una composizione di marcatori che ci dirà il rischio per questa patologia è molto elevato, quindi prevenzione. Come raggiungere questi obiettivi? Quindi il secondo punto che ho messo nei miei cinque punti, sono cinque punti, è la condivisione dei dati in rete. Non lo dico io, questo è quello che è stato già detto, è stato proposto dall'Europa
e ogni Stato si sta organizzando per seguire questo, condividere i dati in rete. Quindi, mentre prima avevamo la ricerca da un lato e gli ospedali dall'altro, no? Poi abbiamo gli RCCS che sono di mezzo perché sono ospedale e ricerca. La ricerca come funzionava? Ogni ricercatore aveva le sue coorti di pazienti, si andava a scegliere i 100 pazienti con ipertrofia del cuore, i 1000 pazienti con ipertensione e cercava di fare la ricerca su quel numero di pazienti. Si è visto che così non basta, i numeri sono piccoli, quindi bisogna andare sulla popolazione, condividere i dati. Quindi mentre avevamo pazienti da un lato e ricerca dall'altro, bisogna mettere insieme queste due componenti. Quindi fare in modo che i dati di tutti i pazienti negli ospedali diventino oggetto di ricerca. Il problema è questo. Come fare? La proposta, perché ormai sono già diversi anni che ci lavoriamo, la proposta è quella di fare una federazione in cui i dati rimangono negli ospedali che li producono o negli istituti che li producono, ma devono essere leggibili da dei computer, quindi diventa interoperabile. Quindi non si farà un mega computer centrale dove ci sono tutti i dati fisicamente lì, portati via dagli ospedali, ma lì ci deve essere solo il software in grado di andare a leggere i dati dove essi sono. Non dico una cosa nuova, adesso questo lo diciamo per la ricerca, ma in sanità era esattamente il concetto del fascicolo sanitario elettronico. Fascicolo sanitario, quello vero, perché poi avere su una pennetta tutti i referti non è il vero fascicolo sanitario. Il vero fascicolo è un software che con i dati del paziente va a cercare in tutti gli enti dove quel paziente ha fatto gli esami e sono leggibili dal pronto soccorso dove si reca, per esempio, questo paziente. Quindi questo è quello che vogliamo ottenere. Sono già state citate, nel 2018 viene lanciato il piano europeo One Million Genome, che è quello di cui abbiamo detto. Quindi l'Europa ha detto dobbiamo fare questo lavoro. Il One Million Genome è il progetto, poi vengono fatti dei bandi specifici con dei finanziamenti ad hoc. Il primo finanziamento è stato per Beyond One Million Genome, dove i vari gruppi di lavoro europei, quindi coordinamenti europei con i gruppi nazionali, hanno lavorato per stabilire le regole. Sono usciti tantissimi documenti che sono ancora da diffondere e da far conoscere a tutte le istituzioni, ma ci sono molti documenti fatti, per esempio, quali termini bisogna usare nella clinica, quindi l'ontologia. Allora, la genetica usa determinati termini, cataloghi internazionali, la clinica ne usa degli altri, però queste sono le regole, per cui quando si raccolgono i dati clinici bisogna raccoglierli con quelle regole. Allora i computer li leggono, qualsiasi parte del mondo essi siano. Poi il secondo progetto è Genomic Data Infrastructure, e l'Italia sta partecipando attivamente in questi progetti, grazie anche, come è stato già detto, adesso il professor Villeri è uscito, ma grazie alla diciamo così, grande lavoro che è stato fatto da queste due università, l'Università Cattolica con la professoressa Stefania Boccia e la Sapienza di Roma con il professor Villeri, che grazie al progetto CCM hanno dato proprio la forza di poter riunirci, andare alle riunioni europee e partecipare, e quindi partecipare a questo. Genomic Data Infrastructure lo dice il nome, no? Questo è focalizzato sulla dorsale fisica, cioè su come i cavi devono raccogliere tutti questi dati. Poi spiegherò leggermente di più cosa sta succedendo in Italia. L'altro problema è Genome of Europe, il terzo progetto, anche qui l'Italia c'è dentro con le altre 20 nazioni. Allora, mentre nella ricerca si usano i dati normali, i dati accessibili pubblicati, quali sono i dati americani? Allora, l'Europa fino ad oggi ha pochissimi dati sulla popolazione normale europea. Per quanto l'Europa possa essere una miscellanea, però i dati prodotti in Europa. Quindi questo progetto si propone in ogni Stato, in proporzione alla popolazione, di produrre un certo numero di genomi normali, che sono i genomi di riferimento, perché sennò altrimenti i dati che noi andiamo a cercare nei progetti di ricerca possono avere un bias, una differenza. Quindi ogni nazione, è stato già detto dalla dottoressa Galeone, il progetto europeo ha 12-13 gruppi, working group, che sono coordinati da 13 persone. Queste 13 persone coordinano,
per esempio il working group 2 che è sull'ontologia, sulla terminologia, in ogni paese c'è un working group 2 dove lavora su questo. Ora, questo progetto ha avuto una grande, come tante cose, difficoltà, nel senso a partire, i finanziamenti, come si fa, ma siamo a un buon punto, perché il problema, qual è quello adesso? È come rispondere a questa sfida. Beh, questo è stato già detto, viene approvato nel 2017, quindi l'Italia insieme all'Europa ha fatto subito quello che doveva fare, ha fatto subito il piano nazionale, ha costituito il coordinamento interistituzionale, poi c'è stato il Covid naturalmente, però si è posta degli obiettivi che sono stati già detti, adesso non li leggo uno per uno, che sono quelli importanti per arrivare a questi obiettivi, no? E cosa ha fatto poi? Oltre a queste due cose, ha approvato per esempio un grosso progetto nazionale che si chiama Health Big Data, che è partito dal coordinamento degli istituti scientifici, perché da qualche parte bisognava partire, visto che gli istituti scientifici sono già in rete, sono già organizzati in rete, il Ministero ha detto partiamo da questo. Quindi questo progetto è per 10 anni, 55 milioni di euro, 5 milioni di euro all'anno, per fare proprio quello che c'era scritto anche in One Million, cioè da un lato stabilire come raccogliere i dati, ma dall'altro fare la struttura fisica. La struttura fisica è stato incaricato il Politecnico di Milano, che sta lavorando con Bologna, col Centro Nazionale di Fisica Nucleare, dove c'è il supercomputer Leonardo, dove ci sono tutte le facility. Quindi c'è un piano, sta andando avanti questo piano. Poi, come abbiamo detto, per esempio, un'altra istituzione, lo Human Technopole, nel 2018 è stato istituito e sta partendo, è partito, ed è un altro attore. Quindi in Italia noi abbiamo tantissime eccellenze, tantissimi anche soldi, perché col PNRR sono stati attivati tanti progetti sulla genetica, ma tutti frammentati, cioè ognuno ha lavorato, sta lavorando in modo non collegato con gli altri. Quindi One Million Genome, quello che si propone di fare, che ha già fatto in parte, abbiamo fatto un bellissimo incontro a Genova a febbraio, è prendere tutti questi attori, tutte queste istituzioni e parlarci, e Agenas lo ha fatto adesso con le regioni, che è la base. Diciamo, a gennaio l'abbiamo fatto un po' con le istituzioni di ricerca, ma l'importante ora è andare alla base, perché altrimenti non bastano le istituzioni di ricerca. Quindi Agenas è il monitoraggio. Per mettere in atto una governance delle scienze omiche servono i dati. Non si scappa di lì, non si può immaginare una governance se non abbiamo i dati. È già stata citata l'Inghilterra ha fatto un suo piano, ma aveva i suoi dati. Noi in Italia dobbiamo avere i dati, e i dati devono essere omogenei. Questo è l'altro, perché le regioni, ci sono le regioni più virtuose che hanno fatto delle raccolte di dati fantastiche, altre che non hanno i dati. E in ogni caso, anche tra quelle che hanno i dati, non sono omogenei, sono raccolti in un modo diverso, quindi quindi non si può fare un'adeguata strategia se non ci sono dei dati omogenei. L'Agenzia ha progettato e condotto la prima ricognizione su una piattaforma, è quello che ho detto subito all'inizio. Questa è la novità, diciamo, perché i dati c'erano, ma raccolti. E avere una piattaforma è importantissimo per il futuro, perché a questo punto c'è un sistema ufficiale, nazionale, collegato con le regioni, perché sappiamo che la sanità è governata dalle regioni, ma qui le regioni rispondono, e si è visto in questo questionario, hanno risposto subito, perché anche le regioni hanno bisogno di avere dei dati, e le regioni hanno bisogno di paragonarsi tra una regione e l'altra. Abbiamo avuto l'esempio importantissimo dei LEA, un disastro, perché ogni regione ha ancora dei cataloghi regionali sulle prestazioni differenti uno dall'altra, quindi anche la compatibilità. E stiamo lavorando molto, e difatti è stata anche ritardata l'applicazione dei LEA per queste problematiche. Quindi il lavoro di Agenas con le regioni è fondamentale, se no c'è una stasi di queste situazioni. Quindi la ricognizione ha avuto l'obiettivo di mettere la mappatura, ecco, questa è stata l'altra cosa, ma poi non voglio rubare la parola alla dottoressa Germoleo, dei contenuti, quindi salto questa parte qua. Quali sono quindi, qual è la prospettiva? La prospettiva è stata già detta dalla dottoressa Galeone, no? Cioè la prospettiva è quella che il coordinamento interistituzionale, che è proprio
l'ente dove deve raccogliere i dati, elaborarli, deve cercare di fare un documento operativo. Lo step qual è? Documento piano scientifico, documento operativo, conferenza Stato-Regioni, Regioni. Questo è per tutto quello che accade in sanità. E quindi questo documento deve sviluppare all'interno del regolamento da proporre alla conferenza Stato-Regione per dare indicazioni operative atte a eliminare frammentazioni delle attività, quindi per esempio stabilire anche i numeri, come si è visto nella legge per i tumori, sono stati messi dei numeri e poi si è visto che in effetti questi numeri erano un po' altini rispetto alla realtà. Stanno aumentando, quindi poi è una situazione dinamica, ma per quello che la ricognizione di Agenas in una piattaforma che può essere aggiornata è importantissimo. E poi creare un'organizzazione in rete, ormai è indispensabile, questo è chiarissimo a tutti, come il Ministero aveva creato le reti degli IRCCS, adesso bisogna che tutto sia in rete, altrimenti non riusciamo ad avere i nostri dati analizzabili e siamo fuori dall'Europa. Ma poi l'altro punto è che questa rete deve essere di qualità. Questo è l'altro punto, io mi occupo da tanti anni di qualità dei laboratori, sappiamo che ci sono delle norme, sono le ISO, che sono importanti per la certificazione o l'accreditamento delle strutture e questo è un lavoro che Accredia, che è l'ente nazionale di accreditamento, sta facendo anche come formazione online con tutte le istituzioni che vogliono approcciarsi a questo. In Europa, per esempio, l'accreditamento della ISO 15189 che riguarda i laboratori biomedici è obbligatoria in tanti paesi, non in tutti. In Italia non è obbligatorio, solo la provincia di Trento e Bolzano l'hanno resa obbligatoria, con un programma. Hanno detto, diamo 5 anni di tempo, iniziamo, accreditate prima il 5% degli esami, poi il 20%, insomma entro 5 anni dovete avere questa politica della qualità. Ho fatto degli esempi, potremmo parlare delle ore, ma so che non ho delle ore. Quindi vi saluto e naturalmente tutti noi abbiamo dei gruppi di lavoro importantissimi, nel CCM abbiamo sempre visto quanti giovani lavorano, io posso occuparmi di queste cose perché ho un'equipe fantastica al Gaslini che insieme portiamo avanti la diagnostica, ma io posso anche un po' occuparmi di queste cose grazie a loro. E soprattutto, come abbiamo constatato nel CCM, la convivialità è importantissima perché le idee poi vengano realizzate. Grazie. Grazie, dottor Coiello. Ecco, passerei a questo punto al fulcro della ricognizione, i dati. Ecco, ingegnere Giarmoleo, le chiederei qual è stata la metodologia utilizzata e se ci può esporre poi i principali dati emersi. Buongiorno, certamente adesso entriamo nel dettaglio della ricognizione approfondendo la metodologia con cui è stata realizzata, i risultati ottenuti e individuando delle conclusioni. Allora, la ricognizione si è rivolta a tutte le regioni e province autonome e alle strutture pubbliche e private accreditate con servizi di medicina di laboratorio che effettuano analisi genomiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale a scopo diagnostico. E le direzioni regionali hanno individuato un referente per la compilazione del questionario sugli aspetti programmatori e la validazione dei dati inseriti dalle strutture. È stato predisposto un questionario con il contributo di professionisti esperti e validato dal tavolo di coordinamento interistituzionale per la genomica e è stato reso disponibile online attraverso il portale dei servizi di Agenas. Il questionario prevedeva due sezioni, una sezione relativa agli atti programmatori e quindi compilata dai referenti regionali e un'altra sezione relativa alle strutture che hanno potuto inserire autonomamente i propri dati di attività. Il focus della ricognizione è stata l'attività clinica svolta per conto del Servizio Sanitario Nazionale. È stata esclusa da questa ricognizione l'attività svolta a scopo di ricerca e privata. E il biennio di riferimento è stato il 2021-2022. I dati di attività raccolti hanno riguardato il numero dei campioni. Con numero di campioni abbiamo inteso il numero di prelievi effettuati sul paziente e sottoposti a sequenziamento massivo. E sono state considerate le seguenti discipline.
e genetica medica, anatomia patologica, microbiologia e patologia clinica, ognuna suddivisa in linee di attività che vedremo poi anche meglio nel corso della presentazione. La ricognizione è stata resa disponibile online da luglio-ottobre 2023. Tra novembre e gennaio sono stati analizzati i risultati e quindi sono stati sottoposti poi i dati ai referenti regionali per una loro validazione ed è stata realizzata la dashboard navigabile. E è stato presentato poi il risultato della ricognizione al tavolo di coordinamento interistituzionale per la genomica in sanità pubblica tra marzo e aprile 2024, forse si è oscurata, no? Okay. Marzo e aprile 2024 la dashboard navigabile è stata inviata e sottoposta ai referenti regionali e sono state recepite osservazioni e modifiche e a maggio 2024 è stata resa disponibile sul portale statistico di Agenas nell'area accessibile pubblicamente. Questa è l'interfaccia della dashboard, appunto tuttora accessibile, è una dashboard navigabile e quindi è stata realizzata sulla base delle informazioni trasmesse e validate dalle regioni e prevede due sezioni. Abbiamo una sezione relativa alle norme, quindi agli atti programmatori, e una sezione relativa ai dati di attività trasmessi dalle regioni. Iniziamo a vedere i provvedimenti organizzativi. E nella prima mappa possiamo vedere le regioni che hanno dichiarato di aver emanato dei provvedimenti per costituire la rete dei laboratori che svolgono analisi genomiche o delle linee di indirizzo sull'organizzazione dell'attività. 11 regioni hanno quindi già emanato questi provvedimenti, per 7 regioni l'attività risultava in corso. Che tipo di provvedimenti sono quelli indicati dalle regioni? In alcuni casi si tratta di provvedimenti che hanno recepito decreti ministeriali, per esempio per il riparto, per il fondo per il potenziamento dei test NGS per colangiocarcinoma, tumore al polmone e tumore della mammella. Recepimento del decreto 30 dicembre 2021 che è il riparto per il contributo dei laboratori sancito dal decreto legge 73 del 2021 per la riorganizzazione dell'efficientamento della rete laboratoristiche e anche provvedimenti relativi all'istituzione dei Molecular Tumor Board. In alcuni casi si tratta invece di provvedimenti che definiscono un modello organizzativo della rete. E in particolare sono stati segnalati questi provvedimenti da Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Puglia. Questa era una fotografia al 2022, successivamente nel corso del 2023 e anche l'Emilia-Romagna ha definito un provvedimento di rete. E facciamo quindi alcuni esempi con alcune caratteristiche delle reti delineate dalle regioni. La Lombardia ha individuato 10 sedi di NGS Facility, 7 in ASST e 3 in IRCS pubblici, che devono presentare un progetto alla regione che rispetti alcuni contenuti minimi indicati dalla DGR. Ha definito 4 reti di laboratorio per offerte NGS, una oncologica per terapia personalizzata, microbiologica e di virologia, genetica medica e immunopatologia e immunogenetica. La regione Piemonte ha individuato 8 sedi di NGS Facility, 5 in aziende ospedaliere o aziende ospedaliere universitarie, 2 in ASL e 1 in un IRCS privato. E in questa DGR viene appunto fatto riferimento alla necessità di garantire almeno 5.000 prestazioni anno di NGS con uno scostamento massimo del 10%. Inoltre sono stati attribuiti anche ad azienda zero alcuni compiti, quali ad esempio l'ottimizzazione dei sistemi informativi dei laboratori al fine di ottenere una gestione dei dati omogenea tra le strutture. L'Emilia-Romagna, poi nel corso del 2023, ha individuato 4 piattaforme integrate fra aziende sanitarie ed enti accreditati che si rivolgono ad ampi bacini d'utenza, organizzate quindi su 3 aree vaste, che devono presentare un progetto alla regione attestante modalità organizzative e responsabilità. Vediamo adesso il quadro emerso per quanto riguarda le tariffe. Allora, 9 regioni hanno emanato provvedimenti di determinazione di proprie tariffe e altre, ad esempio appunto ovviamente quelle in piano di rientro, si attengono alle tariffe definite dai decreti ministeriali, quindi al nomenclatore vigente. Possiamo rilevare alcune osservazioni diciamo in merito ai codici e alle tariffe utilizzate. In particolare si rileva una certa eterogeneità fra le regioni e province autonome in quanto a codici utilizzati
descrizioni e creazione di sottocodici a partire da codici esistenti. E quindi si ottengono tariffe regionali diverse come risultato della diversità appunto dei codici, delle descrizioni e di diverse indicazioni per l'applicazione. 11 regioni utilizzano il codice 91.30.3 che però non è presente nel nuovo nomenclatore tariffario e 8 regioni hanno dichiarato di utilizzare i codici oggetto di specifico finanziamento ministeriale appunto per tumori della mammella, polmone e colangiocarcinoma. Entriamo adesso nella sezione relativa alle strutture e ai dati di attività trasmessi. Questo appunto è un estratto della dashboard che però è navigabile, quindi poi è possibile anche tramite i filtri avere viste diverse delle informazioni che si ritiene di visualizzare. E hanno partecipato alla ricognizione tutte le regioni e le province autonome e 132 strutture, di cui 99 pubbliche e 33 private accreditate. E tra le regioni che hanno partecipato con una maggiore numerosità di strutture abbiamo Lombardia, Sicilia, Lazio e Veneto. Cosa possiamo notare? Che abbiamo un totale di 75 strutture che hanno avviato l'attività di genomica tra il 2011 e il 2020, quindi un'attività comunque appunto come si diceva di grande espansione negli ultimi anni. Possiamo visualizzare anche i campioni analizzati per disciplina, quindi abbiamo discipline di genetica medica, microbiologia, anatomia patologica e patologia clinica suddivise per regione. E le prime tre regioni in termini di numerosità di campioni analizzati sono il Lazio, la Lombardia e la Toscana. E notiamo ovviamente che la genetica medica è tra le discipline in cui al momento si analizzano il maggior numero di campioni, a seguire la microbiologia e l'anatomia patologica e la patologia clinica. È possibile visualizzare anche i campioni analizzati per struttura. E, inoltre, che cosa osserviamo, diciamo, facendo un po' un'analisi di massima? Che abbiamo 71 strutture che analizzano fino a 3.000 campioni, questo sempre ricordiamo, nell'arco del biennio e a scopo diagnostico a carico dell'SSN. 15 strutture tra 3.000 e 5.000 campioni, 18 tra 5.000 e 7.000 e sono 27 le strutture che analizzano più di 7.000 campioni. Entriamo adesso nel dettaglio di tutte le discipline analizzate. Quindi noi abbiamo all'interno dell'anatomia patologica tre linee di attività che sono la diagnostica molecolare, che è l'ambito nella quale viene analizzato circa il 65% oncologica, che è l'ambito nella quale viene analizzato circa il 65% dei campioni, la diagnostica molecolare in liquido e la farmacogenomica su DNA somatico. E per ogni disciplina possiamo visualizzare qual è la tipologia di esame effettuato. Quindi in questo caso vediamo che la maggior parte dei campioni sono analizzati con pannelli multigenici. A seguire viene effettuata un'analisi dell'esoma clinico e in quota minore dell'RNA sequencing. Genetica medica. Nell'ambito della genetica medica abbiamo più del 70% dei campioni analizzati che afferiscono alla linea di attività di diagnostica postnatale. A seguire abbiamo HLA e diagnostica prenatale. Anche qui la tipologia di esami maggiormente utilizzati e su pannelli multigenici, a seguire array CGH e poi l'esame dell'esoma completo, l'esoma clinico e in quota minore SNP array. Microbiologia. Per quanto riguarda la microbiologia abbiamo che il 70% dei campioni afferiscono alla linea di attività di virologia, quasi 29% alla batteriologia e una quota residuale parassitologia e micologia. In questo caso le tipologie di esame utilizzate sono l'NGS enterogenoma microorganismo e a seguire NGS targeted. E infine la patologia clinica. In questo caso abbiamo il circa 56% dei campioni analizzati nella diagnostica della linea di attività diagnostica molecolare somatica, a seguire farmacogenomica DNA germinale e biochimica funzionale per il circa il 12% dei campioni analizzati. La tipologia di esame, anche in questo caso, è prevalentemente NGS pannelli multigenici, altre tipologie di esame e RNA sequencing.
tipologia di piattaforme utilizzate, che qui possiamo vedere una tipologia di piattaforme per tutte le regioni e in particolare quindi abbiamo nel 54% dei casi piattaforme Illumina, 24% Thermo Fisher, 8% Pyro Sequencing e altre tipologie per, segnalate dal 15% delle strutture. Biobanche. È stato chiesto alle strutture se depositassero il materiale genetico in biobanche. No, in questo caso il 60% delle strutture non deposita in biobanche, sì il 30%. Nel 30% delle strutture che depositano in biobanche si tratta per il 29 strutture di biobanca della struttura stessa, e 4 strutture biobanche nazionali e 5 entrambe, quindi sia biobanche della struttura che nazionale. Analisi bioinformatica. Qui il quesito era il seguente, abbiamo chiesto alle strutture se eseguissero attività di rilettura e reinterpretazione dei dati a scopo diagnostico e a fronte di un approfondimento o un nuovo quesito clinico. In questo caso 94 strutture eseguono questo tipo di attività e 38 no. E è stato chiesto inoltre se questa attività di rilettura fosse eseguita anche su campioni provenienti da altri laboratori. In questo caso 67 strutture hanno dichiarato di no, che quindi questo non viene fatto, invece 27 strutture eseguono anche questo tipo di attività. E l'attività bioinformatica è per il 49% dei casi interna alla struttura, quindi su software residente con aggiornamenti periodici, e un 23% esterna alla struttura con un software in cloud, 11% è eseguita da terzi su piattaforme a pagamento e 6% è eseguita da terzi su piattaforme free access. Vediamo adesso le strutture che seguono attività in service, quindi in convenzione per esterni. 74 strutture eseguono questo tipo di attività, 58 no. E sulla dashboard è possibile visualizzare anche quante siano le strutture afferenti e anche il numero di campioni annuo acquisiti. Inoltre è stato chiesto se i dati venissero archiviati in data repository, quindi la quasi totalità delle strutture archivia questi dati, e in particolar modo su server interni, in quota minore su piattaforme condivise. Abbiamo poi programmi di controllo di qualità. Sono diversi i programmi di controllo eseguiti, abbiamo sia controlli esterni, 35% dei casi, che programmi di valutazione tecnica interna, 30%, o controlli interni sviluppati in caso di indisponibilità di controlli esterni, circa un 16%. Anche se non era appunto il focus della ricognizione, nel senso i dati di attività riguardavano l'attività diagnostica, però è stato comunque chiesto alle strutture se svolgessero anche attività di ricerca. Sì per 94 strutture su 132, no per 38 strutture. La tipologia dei finanziamenti è mista per 65 strutture, pubblica per 17 e 12 privata. E l'ambito della ricerca più presente è l'oncologia per il 19%, 16% malattie rare, 15% delle strutture hanno indicato anche la genomica predittiva e a seguire oncoematologia, farmacogenomica, microbiologia, diagnostica prenatale, immunogenomica, metagenomica e altro nel 4% dei casi. Individuiamo quindi delle prime conclusioni. Quindi il grande sviluppo della genomica negli ultimi anni e del prossimo futuro rende quindi indispensabile la definizione di strumenti programmatori e gestionali. E la ricognizione quindi è la prima rilevazione sistematica della diffusione di queste tecnologie all'interno dell'SN per scopi clinici e monitora sia aspetti di carattere organizzativo che quantitativo. E abbiamo notato che alcune regioni quindi hanno già avviato un'organizzazione in rete per ottimizzare le tecnologie disponibili e le competenze professionali. In altri casi si osserva ancora una certa frammentazione dell'offerta che richiederebbe un accentramento della casistica, delle competenze, o comunque la creazione di sinergie tra i laboratori di genomica e i centri di ricerca. E si osserva una notevole eterogeneità di classificazione e di remunerazione delle prestazioni e assolutamente risulta fondamentale aumentare la qualità e la fruibilità del dato clinico anche tramite piattaforme condivise. Grazie per l'attenzione.
Grazie, ingegnere Giarmoleo. Vedevo che in molti fotografavano le diapositive, ma vi ricordo che sul sito dell'Agenas sono presenti tutte le diapositive mostrate da tutti i nostri relatori e nello specifico i dati appena presentati dalla dottoressa Giarmoleo sono disponibili da un QR code che trovate nella cartella stampa. Inquadrandolo con la fotocamera del cellulare vi riporta direttamente alla pagina del sito di Agenas sul quale potete trovare i dati. Ecco, a questo punto passerei la parola al professor Giuseppe Curigliano che abbiamo in collegamento da remoto. Buongiorno professor Curigliano, professore di oncologia medica del Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia dell'Università La Statale di Milano e direttore della Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e presidente eletto ESMO 2027-28. Salve. Grazie, buongiorno. Posso condividere lo schermo? Chiedo alla regia di dare certo. Di condividere lo schermo. Ecco, professor Curigliano, anche alla luce dei dati presentati, quali sono gli auspici di sviluppo e quali sono attualmente le migliori pratiche nell'utilizzo della genomica in Italia? Ma sicuramente in ambito oncologico abbiamo una governance abbastanza chiara che ci è stata fornita dal Ministero della Salute, in cui c'è un'indicazione chiara a testare tutti i pazienti, soprattutto per alterazioni genomiche che secondo la scala dell'ESMO sono ESCAT 1 o ESCAT 2, quindi alterazioni dove ci può essere una ripercussione terapeutica per il paziente. Ed è proprio per questo motivo che nella mia breve presentazione volevo darvi un'idea di cosa significa ESCAT 1 e 2, perché abbiamo delle esperienze in Italia, in particolare quella del ROM trial, di cui professor Simmaco l'ha presente e coinvolto attivamente, che ci danno appunto l'idea di quanto un sequenziamento governato possa impattare sull'outcome dei pazienti. Volevo molto rapidamente ricordare all'audience che ci stiamo muovendo da un modello istologico a un modello agnostico e che abbiamo diverse esperienze sia europee, sia nazionali, sia internazionali. Questi sono tutti i progetti di oncologia di precisione che sono in corso in Europa. In particolare volevo sottolineare il progetto ROM, che è quello in Italia. Il primo esempio di programma di medicina di precisione in Europa è questo dello studio Aurora. E questo studio è partito circa 15 anni fa. Prevedeva l'esecuzione di una biopsia in donne con tumore mammario metastatico e dopo una valutazione centralizzata del campione istologico, sequenziamento su piattaforme in-house, in particolare IonTorrent, Illumina e OncoScan, che sono molto simili a quelle che lei prima ha elencato sulla prescrizione dei test genomici nel nostro paese. In questo studio sono stati inclusi 1388 pazienti e come vedete anche in una patologia dove normalmente l'NGS in passato non era consigliato, abbiamo moltissime alterazioni genomiche su cui c'era la possibilità eventualmente di associare un farmaco nell'ambito di una piattaforma di studio clinico. Se consideriamo le ESCAT 1 e 2, la scala ESCAT è una scala dell'ESMO che indica il livello di actionability dell'alterazione genomica, ma la integra con l'attività di un farmaco che viene utilizzato nell'ambito di questa struttura. Quindi questo è molto importante perché la maggior parte delle alterazioni di 1-2 hanno un numero complessivo del 51% nell'ambito del tumore mammario. Anche nel nostro istituto, a seguito della delibera regionale, abbiamo cercato di analizzare qual è l'outcome dei nostri pazienti con un ESCAT di tipo 1 e di tipo 2. E qua vedete benissimo che se noi allochiamo il paziente ad una terapia o nell'ambito di studi clinici, meno frequentemente off-label, purtroppo, perché non c'è per un problema di sostenibilità questo accesso, questo migliora in maniera significativa l'outcome. Qua abbiamo i dati di median progression-free survival e a fianco abbiamo i dati di overall survival. Questa è una popolazione di pazienti sostanzialmente con multiple neoplasie solide che si erano sottoposte a un sequenziamento per accedere ad uno studio e che erano stati discussi al Molecular Tumor Board istituzionale. Vedete che nell'ESCAT 1 abbiamo delle sopravvivenze sicuramente significative, rientrano nell'ESCAT 1 alterazioni genomiche non per farmaci approvati, ripeto, questo non è un tumore polmonare GFR mutato, questi sono pazienti dove si sono trovate delle alterazioni genomiche di ESCAT 1
in patologie diverse da quelle per cui il farmaco è approvato, e noi abbiamo allocato il farmaco sulla base di questa alterazione. Recentemente all'ESMO è stato presentato questo studio, secondo me la più importante esperienza europea di medicina di precisione in ambito oncologico, con un approccio mutazionale. Questo studio è italiano, questa è la cosa più importante, ed è il risultato di un network italiano. Io sono molto orgoglioso di questo studio perché è stato selezionato nella sessione presidenziale dell'ESMO. Gli autori sono tutti italiani, il coordinamento è italiano. Un ringraziamento particolare al professor Marchetti, che ha ideato questo studio qualche anno fa. È uno studio molto pragmatico. Persone, pazienti con tumori solidi che abbiano ricevuto due linee di terapia, dopo due linee mandatoria una biopsia, sequenziamento genomico e, sulla base dell'alterazione identificata, randomizzazione a terapia in accordo a scelta dell'investigatore verso terapia allocata sulla base dell'alterazione genomica, con possibilità di crossover alla progressione. I farmaci sono stati forniti gratuitamente dalle aziende farmaceutiche, ce ne sarebbero potute essere di più, abbiamo solo questi, e queste erano le target pathway su cui noi ci siamo concentrati. Il Molecular Tumor Board si è riunito una volta a settimana per circa due anni. Io ricordo, durante la pandemia, settimanalmente c'era questa riunione, e se vedete la mappa dell'Italia, tutta l'Italia ha partecipato a questo progetto. Quindi la bellezza di questo trial non è solo il risultato positivo, ma è servito a far crescere a livello nazionale la consapevolezza dell'approccio mutazionale nell'ambito dell'oncologia, e la risposta è stata corale. Basta vedere questa cartina geografica per rendersi conto che tutto il paese ha partecipato. Abbiamo screenato 1794 pazienti, ne abbiamo discussi 897 al Molecular Tumor Board e 400 pazienti sono stati randomizzati. Questo è il più grande studio di medicina di precisione mai condotto in ambito oncologico. La cosa interessante è che abbiamo trovato diverse forme di mutazione. Come vedete, HER2, non si parla di tumore mammario, di altri tumori solidi, CDKN2A, FGFR1, mutazioni germinali e somatiche sulle vie di riparazione del DNA. 400 pazienti arruolati. Il numero prevalente erano tumori del colon, tumori mammari, gastrici, glioblastomi. Noi abbiamo la casistica più grande al mondo su glioblastomi in medicina di precisione, tumori del tratto delle vie biliari, ovarici, pancreatici e melanomi. L'endpoint primario era la risposta. Lo studio ha dimostrato che un approccio mutazionale in pazienti in terza linea migliora la risposta, portandola praticamente dalla 13% nel braccio discusso al Molecular Tumor Board a percentuali molto più basse invece nell'ambito della terapia standard, ma la cosa più importante è che migliora l'outcome. C'è un incremento del median progression free survival che è statisticamente significativo. Non abbiamo ancora dati maturi di sopravvivenza, ma abbiamo cercato di valutare l'outcome negli ESCAT1, e questa è una popolazione di pazienti con tumor mutational burden alto. Come vedete, i pazienti che hanno ricevuto l'immunoterapia hanno un outcome molto migliore rispetto a quelli che hanno ricevuto una terapia standard. Per cui, in conclusione, io penso che questo sia un esercizio nazionale importante che riporta il nostro paese al centro dell'oncologia di precisione europea, e volevo dare solo un messaggio finale. Quando si parla di medicina di precisione in oncologia, bisogna pensare globalmente, cioè dobbiamo avere un livello qualitativo e scientifico molto alto nel disegno dei nostri studi, nella discussione al Molecular Tumor Board, ma allo stesso tempo anche nell'allocation al trattamento sulla base della sostenibilità. Ma pensare globalmente significa anche agire localmente, cioè significa ogni realtà territoriale può avere esigenze diverse nell'MTB, e penso che le soluzioni a livello regionale possono dare la possibilità anche a delle realtà locali eventualmente di poter accedere a modelli di tipo mutazionale. Grazie mille, e sono disponibile per qualsiasi domanda. Grazie professor Curigliano. Ecco, a questo punto passerei la parola al professor Maurizio Simmaco, direttore DAI Scienze Diagnostiche di Sant'Andrea presso l'Università La Sapienza di Roma. Ecco, qui il telecomando. Grazie.
Ecco, professor Simaco, considerato quindi l'elevata importanza dei dati presentati oggi, ecco, le chiederei quali sono gli auspici in merito all'utilizzo di questi dati anche per la loro implementazione. Io penso che l'intervento del professor Curigliano, la presentazione di questo studio, sia per me, che insomma sono un medico che ha vissuto tutta la sua vita nell'ambito delle scienze omiche, la migliore dimostrazione di dove dobbiamo andare. Perché non è possibile ingabbiare l'analisi del genoma in una maniera semplice, come diceva prima il collega Domenico Coviello, sono tantissimi geni che cooperano. Se noi guardiamo quella che è la signature per il carcinoma dell'ovaio, per capire se una paziente appartiene a una certa categoria o l'altra, bisogna esplorare 25.000 punti del genoma, 50.000 punti del genoma, cioè, e sono cose complesse, e quindi è necessario avere un accesso alla possibilità di esplorare il genoma, avere un accesso a quella che è la collezione dei dati, l'utilizzo, e poi siti di discussione di come ci si deve muovere per l'intervento clinico, perché non possiamo più rimandare, diciamo, per le persone, per i malati, l'utilizzo di questo tipo di tecnologie e di strategie. Non si può. Ecco, questa è la mia visione della faccenda. D'altra parte ci siamo, perché, come sottolineato prima, i costi sono solo interpretativi, non più di chemical. E questa è una grande cosa. È un po' come l'utilizzo del telefonino. Una volta ci volevano 1.000 euro al mese per promettersi un telefonino, non te telefonava nessuno. Oggi pochissimo lo compri, non hai praticamente costi, e il contenuto tecnologico di quell'oggetto è gigantesco, il ritorno è gigantesco. Ed è la stessa cosa che secondo me bisogna considerare per quello che riguarda le scienze omiche. In primis la genomica, ma sicuramente anche la metabolomica ci sta dando, ci darà in futuro delle risposte discretamente interessanti per caratterizzare sia quella che è la medicina predittiva, sia che quella che è la prognosi e la terapia. Quindi questa è la mia idea. E per me è stato un grande onore partecipare a questo tavolo e collaborare con persone come l'ingegnere Giarmoleo, il dottor Fortino, Agenas e tutta la loro bioinformatici. Lo voglio dire perché effettivamente da tecnico della faccenda ho visto da vicino quanto una struttura dello Stato può andare bene ad esplorare un fenomeno e poi restituirti un'idea che diventa anche operativa. Questa è la mia visione. Sì, ho rapidamente dei commenti che si inseriscono perfettamente con quello che ha detto l'ingegnere Giarmoleo. Noi abbiamo dei punti di forza che vengono fuori chiari, no? Una buona distribuzione dei laboratori, una chiara capacità operativa. Gli italiani vengono da quello che era il container della biologia molecolare di MBL di Heidelberg, voglio dire, noi c'eravamo dall'inizio di questo sviluppo della biologia molecolare. È chiaro che poi abbiamo una marea di persone veramente competenti nell'ambito di quello che è la capacità operativa. E io non mi focalizzerei sul concetto di laboratorio centralizzato, perché per esempio la scelta che stiamo facendo nel Lazio è vero, io ho delle centralizzazioni, cioè per macro area io posso avere tutta una serie di piattaforme che lavorano in maniera integrata, che sviluppano il numero dei campioni che il legislatore mi dice che devo sviluppare, ma non è che devono insistere nel medesimo laboratorio, ma che si integrano per competenze e anche per fluidità di quello che è scambio dei campioni o quello che è il quesito diagnostico. Quindi la problematica di quante piattaforme devo avere non è importante. Io devo avere delle aree funzionali distribuite su quelle che sono le capacità operative di personale e tecnologiche nel territorio, capaci di dare delle risposte veloci, come diceva il professor Curigliano. E ovviamente tutto questo, poi l'università e gli IRCCS hanno aumentato moltissimo la capacità di formazione del personale. Covid ha dato un'ulteriore spinta, perché ha fatto passare per esempio quello che era il tecnico della microbiologia da un'era pasteriana a un'era digitale e tecnologica in tempi velocissimi, forse perché i nostri tecnici erano stati formati nei corsi di studio in una maniera, io direi, estremamente approvata.
Ovviamente la criticità è l'altra faccia della medaglia, cioè non tutte le regioni io posso sperare di avere una profilazione del cancro dell'ovaio alla stessa velocità, e dalla Calabria parto e vado da un calabrese che è il professor Scambia, tanto per dire le cose come succedono nella realtà, per dare quel tipo di caratterizzazione. E ovviamente la qualità è una cosa strategica, la devo garantire. È chiaro che non è che né privato né pubblico si può mettere a fare la biologia molecolare, ma io devo avere dei proficienzi che mi permettono di certificare questa qualità, perché chi non è a un certo standard, chi non mi dà dei dati robusti come profondità, ma noi entriamo nel tecnico, quei dati io non li posso usare. E quindi il potenziamento delle reti con le collaborazioni e il potenziamento delle interconnessioni tra le singole specialità, no? Malattie rare che si parlano tra di loro, oncologia che si parla tra di loro, ci mi permetterà di avere. Questi erano dei dati che abbiamo visto, però vedete le strutture per regione, poi vedete come cambia per esempio il profilo se io vado a vedere dove c'è il privato accreditato. Mi scompare il privato accreditato da determinate regioni e il pubblico è abbastanza rarefatto in determinate regioni. È anche vero che molte di queste regioni hanno meno abitanti, quindi se poi vado a vedere l'impatto delle piattaforme per popolazione forse i numeri tornano ancora. Ribadisco che il concetto, secondo me, è la valutazione della qualità. E ovviamente, a seconda dei campioni analizzati, come diceva l'ingegnere Giannoleo, noi abbiamo una differenza tra regione e regione. Si nota un'ulteriore disomogeneità tra le regioni su quella che è la capacità di offrire una risposta. Ed è terribile che praticamente in alcune di esse mi manca completamente la risposta per l'oncologia, mentre le patologie oncologiche sono equamente distribuite dal punto di vista diciamo, purtroppo, dell'impatto. E d'altra parte, vedete, quello che vediamo è che praticamente anche la risposta che mi danno queste piattaforme ad alta capacità di analisi del genoma, sono molto diverse, perché qui qualcuno abbiamo parlato di pannelli multigenici, genoma completo, ed è ovvio che dobbiamo anche un pochino differenziare questo tipo di risposta, perché sono risposte assolutamente puntuali come pannelli multigenici, sono risposte un pochino più complesse come quella dell'esome completo, che hanno però delle localizzazioni, diciamo, in ambito di utilizzo ben diverse. L'esperienza mostrata dal professor Crugliaro dimostra come è possibile, per esempio, esplorare completamente il genoma di alcune cellule tumorali e andare poi a dare delle risposte che in termini terapeutici pagano moltissimo. Allo stesso modo, questa esplorazione larga è l'unica via per le malattie rare o per le malattie genetiche, perché se ho già fatto diagnosi e so qual è il pool di geni alterato, e quello non c'entra niente. Quindi io direi che uno dei grandi punti dovrebbe essere rendere omogenea quella che è la strategia al momento della valutazione della qualità, e lì il ruolo del Ministero dovrebbe essere veramente di grande player, cioè noi dobbiamo avere un sistema che mi garantisce che se ho pagato da privato o da pubblico un'analisi genomica, il valore di quell'analisi genomica è uguale ovunque essa sia stata eseguita. Perché? Perché poi il grande goal di questa cosa è, come diceva il collega Coviello, l'interpretazione del dato. Allora io posso avere altre piattaforme bioinformatiche dove quel dato, se è robusto, può essere reinterpretato con algoritmi diversi e possono venire fuori delle sorprese, specialmente in ambito predittivo. E probabilmente anche in ambito oncologico. E quindi io sottolineo un ruolo strategico della bioinformatica. Tutte le volte che parlo col professor Peso, che è uno dei massimi bioinformatici del nostro paese, quello che capisco è che abbiamo delle potenzialità gigantesche, ma abbiamo una disomogeneità operativa che è micidiale. E questo fatto di non poter gestire il dato o dover continuamente ancora inseguire una rete che ci mette, che ci interconnette, che faccia, ma quando poi i privati, no, sul nostro telefonino ci spiegano che la cosa più importante è avere i dati, il phishing dei dati.
Allora noi abbiamo una montagna di dati in ambito genomico e tutti questi dati, non dico che ce li dobbiamo rivendere, ma quantomeno devono servire per proteggere tutta la nostra popolazione, perché in fondo è stato un grande investimento per averli questi dati, invece non riusciamo ad averli. Come vedete, anche la tipologia di storage del dato è veramente disomogenea e spesso e volentieri, diciamo, i dati me li tengo a casa, i dati non li tengo. Adesso siamo arrivati a questa speranza, che è vero che i dati rimangono nel mio armadio digitale, ma contemporaneamente devono essere interoperabili e consultabili. Bellissimo, l'unico problema è che per chi vive con sistemi informatici orizzontali e verticali, tipo per esempio noi laboratoristi della, diciamo, della diagnostica, anche quella classica, questa è una cosa che da dire è facile, da fare forse bisognerebbe veramente avere delle linee forti di indirizzo e anche dei tempi di sviluppo ben definiti. Però io dico che qui ci vuole una piattaforma informatica per quello che è la genomica, assolutamente unificata e consultabile, e poi da condividere col resto dell'Europa. E dobbiamo fare anche un ragionamento. È diminuito molto il costo delle tecnologie di questo tipo di analisi del genoma. È una cosa che praticamente apre prospettive a volte non immediatamente visibili, questo tipo di informazione, e però noi nei nuovi livelli di assistenza avremo enormi difficoltà. Perché quando l'ingegner Giorgioleo dice sparisce un codice, quel codice era un codice generico di sequenziamento del DNA. Nel momento in cui quel codice è sparito, noi abbiamo chiuso, precluso completamente la possibilità di fare un certo tipo di sequenziamento massivo, specialmente in tutte le regioni in piano di rientro. Deve essere chiara questa cosa. E se voi andate a vedere come i pazienti si procurano i dati, per esempio per i dati migliori che ho ce l'ho sul cancro dell'ovaio, dove è proprio mandatorio per avviare la terapia avere certo tipo di informazioni dopo cisplatino e così via, bene, e lì è difficile procurarsi quel dato in ambito del sistema nazionale. Allora noi dobbiamo un pochino capire che questo tipo di analisi di tecnologia non è più una cosa che costa moltissimo e non si capisce dove va, ma è una risorsa praticabile che deve essere pagata per quello che vale, considerando che lo sforzo maggiore poi diventerà l'interpretazione del dato. Allora, mano a mano che aumenta la complessità di interpretazione, forse bisogna remunerare, ma l'interpretazione del dato, che è diversa da quella che è la formazione del dato, che se è ben fatto è un patrimonio che rimane per sempre o comunque per un tempo sufficientemente lungo. Questo direi che dobbiamo pensarci, perché altrimenti corriamo il rischio di sviluppare una cosa che poi nella realtà le persone, soprattutto quelle che hanno una patologia, dovranno inseguire per averla con vie completamente diverse. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora i colleghi per la collaborazione. Grazie professor Simaco per la chiarezza del suo contributo. Ecco, adesso mi collegherei da remoto con la dottoressa Fava, responsabile del coordinamento delle politiche della salute e di cittadinanza attiva, per avere appunto, eccola, salve, buongiorno. Ecco, dottoressa, Cittadinanza Attiva proprio di recente ha stilato un documento proprio in merito alla medicina personalizzata in oncologia. Ecco, alla luce di questo documento e alla luce dei dati appena analizzati, quali sono a suo avviso le direttrici da seguire? Allora, intanto buongiorno a tutti e mi scuso per non essere lì, ma sono alle prese con una brutta influenza che stenta ad andare. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché davvero la giornata di oggi è stata ricchissima di contenuti e sono contenta anche di aver ascoltato in via prioritaria, diciamo, degli interventi che confermano un po' quello che anche noi abbiamo analizzato attraverso i nostri lavori. Abbiamo di fronte un cambiamento epocale che è partito da anni e si sta concretizzando nel tempo, che è quello di accedere a terapie sempre più efficaci, sempre più personalizzate, che lavorano sulla qualità della vita. Mi è piaciuto anche molto il riferimento a questo aspetto, che evitano magari terapie non del tutto efficaci, con tutte le conseguenze che queste possono avere, danno delle speranze di sopravvivenza, addirittura di guarigione. Quindi abbiamo di fronte una
un cambiamento della scienza davvero, davvero epocale. Ed è chiaro che c'è anche una grande aspettativa da questo punto di vista. Ed è chiaro che quindi, diciamo, l'innovazione, al progresso della scienza debba inevitabilmente corrispondere ed essere coerente una risposta anche in termini di servizi e di capacità dei territori di rispondere a questo grande bisogno. Noi da circa 4-5 anni ci occupiamo del tema della medicina di precisione, in particolare dell'oncologia di precisione, perché ci viene anche un po' richiesto dai cittadini, dalle associazioni di pazienti, che non hanno, stanno avendo sempre di più, una piena consapevolezza dell'evoluzione di questo contesto. E quindi è bene sedimentare, attraverso anche le nostre iniziative, la competenza e anche restituire la complessità di un modello, e anche lavorare molto sui temi delle aspettative, perché, come si diceva, ad oggi sono disponibili delle armi a disposizione, ma ancora non lo sono per tutti o non sono accessibili per tutti. E quindi questo è un aspetto di estrema delicatezza che noi cerchiamo di curare attentamente. Siamo partiti infatti da un manifesto per la medicina personalizzata che stabiliva un po' dei principi, dei diritti, ai quali poi, ovviamente rivolgendosi alle istituzioni a vari livelli, chiedevamo, no, che ci fosse un'implementazione. Negli anni questo sta avvenendo e oggi ne è una dimostrazione evidente di quelle che sono, appunto, che erano le nostre intenzioni, di rappresentare appunto un bisogno di governare questo processo così importante. Siamo passati dal manifesto, ma siamo arrivati anche noi addirittura a realizzare un osservatorio che andasse proprio, attraverso lo studio delle normative in particolare, ad analizzare lo stato di implementazione di quello che è venuto fuori dalle norme che nel frattempo sono state emanate. Le avete citate: l'istituzione dei Molecular Tumor Board, la individuazione dei centri per la profilazione. Siamo andati talmente oltre che stiamo pensando di avviare addirittura una survey con il favore delle società scientifiche per andare a capire nel dettaglio come si traduce questa, diciamo, quanto previsto dalla normativa poi nell'effettività dell'accesso dei cittadini, e quindi capire anche come funziona ad esempio il Molecular Tumor Board, ogni quanto si riunisce, da chi è composto, se c'è quell'uniformità che è prevista. Insomma, stiamo cercando sempre di più di offrire ovviamente un contributo che è pubblico e che è a disposizione, che mettiamo assolutamente a disposizione delle istituzioni, per appunto contribuire con un punto di vista che è quasi sempre in accordo e ma semmai anche ulteriore rispetto a quello che già gli esperti, le società scientifiche e le istituzioni stanno portando avanti. E il lavoro che oggi è stato presentato, che conoscevo perché diciamo ho il piacere di studiare un po' questo tema attentamente da vicino e quindi lo conoscevo già dalla sua prima pubblicazione, è un lavoro poderoso ed è fondamentale, perché chiaramente per la prima volta si ha uno sguardo d'insieme, una visione d'insieme, e questo chiaramente è un elemento fondamentale dal punto di vista proprio delle politiche sanitarie nazionali, perché consente di avere una fotografia non statica ma dinamica di ciò che sta avvenendo, ma chiaramente è uno strumento operativo per le regioni, che hanno modo quindi di osservarsi anche più da vicino e mettersi anche a confronto e capire quindi attraverso questo strumento dove, in che modo possono tendere a migliorare, anche individuando quello che è un po' uno standard di elementi necessari affinché questo processo possa compiersi. È stato più volte citato, e chiaramente conferma la nostra analisi, quanta ancora difformità ci sia, e questo chiaramente ci preoccupa molto. È chiaro che una regione ha la facoltà di organizzare dei servizi in base anche ad una serie di elementi, ma quello che a noi interessa è che poi l'accesso alle terapie, l'accesso alla test diagnostici e quindi al miglior percorso di cura porti degli esiti uniformi. È questo quello che a noi interessa, che il cittadino di una regione, di una piccola area interna, possa avere lo stesso diritto di un cittadino di Roma o di Milano. Sono state presentate delle esperienze magnifiche. È chiaro che il tema della mobilità, ad esempio in oncologia in particolare, è un tema che pesa tantissimo e che ci viene tantissimo segnalato, quindi dobbiamo anche cercare di scongiurare, ovviamente in un'ottica di organizzazione coerente con l'alta specializzazione, chiaramente
però ecco, è importante lavorare per l'uniformità. Ed è importante lavorare per l'uniformità non solo nell'accesso, soprattutto nell'accesso, ma anche nella capacità appunto di utilizzare questi dati che sono così importanti provenienti dalle analisi genomiche. E passare, come si diceva in un intervento, dai dati clinici del singolo paziente e metterli a disposizione per fare ricerca, perché è chiaro che qui parliamo di un volano di attività che hanno una prospettiva e un obiettivo enorme di ricerca e sviluppo di nuove terapie, e quindi anche la capacità di mettere a disposizione dati in sicurezza, perché il tema della sicurezza è anche della privacy, quindi lavorando anche molto in questo, noi lo facciamo molto nel nostro ruolo, nel valorizzare sicuramente il diritto alla privacy, ma anche lavorare affinché il cittadino si senta confidente a voler cedere un proprio dato a favore della scienza. Ecco, questo è un altro elemento molto importante. Veniamo all'accesso. È chiaro, qui abbiamo parlato, diciamo, dei test prevalentemente. Quello che dobbiamo assicurarci è che poi anche la terapia possa avere come dire, la facilità d'accesso, e sappiamo che ad esempio una delle nostre richieste che abbiamo fatto è che si avvii anche un percorso regolatorio di accesso a questi farmaci, che in alcuni casi possono risultare appunto off label e quindi non avere la possibilità di essere immediatamente erogati al paziente. Quindi anche su questo gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione dal punto di vista regolatorio non sono perfettamente calzanti a questo modello, e quindi è importante che e l'AIFA lo sta facendo, lavori molto proprio sull'accesso rapido alle terapie innovative e comunque a questo tipo di modello. Ancora, pensiamo sia importante ragionare sempre in ottica di uniformità affinché i fondi che vengono dati, che sono stati dati alle regioni per consentire l'accesso ad esempio ai test NGS sia uniforme e che si, come dire, si scongiuri un po' quel tema di cui si parlava prima relativo alle tariffe. C'è un po' una giungla, no, di modalità su territori. Svincolare dai fondi sono stati stanziati negli anni e cominciare a ragionare sui livelli essenziali di assistenza. Abbiamo adesso il 1 gennaio, ci auguriamo che i vecchi LEA ormai possano davvero diventare operativi, ma poi quello che ci aspettiamo e attendiamo con molta ansia è che ci sia poi un nuovo aggiornamento che consenta l'inserimento di questi test all'interno dei livelli essenziali di assistenza, quindi con un finanziamento che sia strutturale, che consenta quindi alle persone in modo uniforme di accedere. Questo è un altro elemento molto importante. Quindi io penso che il lavoro di oggi è, ripeto, è veramente poderoso, è veramente interessante. Mi auguro che possa proseguire, come sono certa che proseguirà, proprio per permettere a questo grande processo di innovazione delle cure dei cittadini possa avere, diciamo, sempre di più questa uniformità e questa capacità di governo, che chiaramente è complessa, ma che attraverso questo strumento di osservazione e di grande trasparenza potrà sicuramente avere, diciamo, maggiori possibilità di successo. Quindi vi auguro davvero di cuore buon lavoro per questa iniziativa. Grazie, dottoressa Fava. Ecco, adesso passerei quindi alle conclusioni. Tirerei le fila con il dottor Fortino, perché sono stati tanti gli spunti emersi. È evidente l'importanza che rivestono i dati e le attività genomiche. È evidente anche la necessità di lavorare, della creazione di una regia, di un sistema anche per la prevenzione e per la cura nella genomica. Ecco, da questo punto di vista la ricognizione presentata da Agenas può rappresentare un importante supporto, un valido supporto per raggiungere questo obiettivo. Grazie e grazie a tutti i relatori di questa mattina e a voi che avete partecipato. Ma prima di rispondere a questa domanda volevo fare due brevissime considerazioni. La prima è che ci siamo confermati
che siamo dinanzi a una tecnologia non più pioneristica, ma una tecnologia al letto del paziente. Una tecnologia che già oggi è di provata efficacia, ce lo ha mostrato il professor Curigliano, e direi anche costo efficace, come ci dice il professor Simmaco. Quindi, non, riprendendo una frase di Maurizio, non possiamo più attendere, non possiamo più rimandare nel trasferimento oculato, naturalmente, appropriato di questa tecnologia all'interno dei nostri servizi. La seconda considerazione è che, come spesso accade nel nostro paese, l'Italia non è seconda a nessuno. Ci sono un fiorire di iniziative e di competenze di avanguardia, e anche se, come spesso accade nel nostro paese, poi il trasferimento di queste di queste avanguardie al territorio nel suo insieme è sempre molto frammentario, sempre molto disomogeneo. E allora vengo alla sua domanda: cosa suggeriscono i dati che si possa fare? Anche dagli spunti che sono stati questa mattina ne trarrei tre. Uno, la rete è essenziale. La rete è un modello, guardate, anche biologico, i genetisti lo sanno, cioè, esiste una rete tra i geni, esiste una rete tra i geni e i determinanti ambientali nel condizionare, diciamo, il nostro stato di salute, e deve esistere anche una rete tra gli enti, tra le organizzazioni, cioè a problemi complessi si risponde con organizzazioni complesse, la rete è un'organizzazione complessa, un'organizzazione, è stato detto, federata, in cui non ci sono modelli gerarchici, ci sono anche diversi modelli, lo ha suggerito anche prima il professor Simmaco, alcuni più centralizzati, altri più decentralizzati, altri a metà, però tutti, diciamo, devono, come dire, abbracciare questa logica della rete. Il secondo punto è che come c'è una diversità nell'accessibilità al test, c'è una diversità anche nella qualità dei test. E quindi c'è bisogno di dare indicazioni perché tutti possiamo ricevere dei test, quando appropriati, nella sede qualitativamente più adeguata, con una buona qualità sia nell'esecuzione, ma soprattutto, come veniva richiamato, nell'interpretazione. Terzo punto fondamentale, ha insistito molto anche il professor Coviello, è federare i sistemi informatici. E mantenere separate rigidamente i vari laboratori auspicare soluzioni che poi si scontrerebbero contro la privacy non è più realistico, ma è già realistico utilizzare modelli di federazione tra archivi locali. Tutto questo come può avvenire? La dottoressa Galeone appunto ci ha indicato anche la complessità di questo governo, no? Un governo deve coinvolgere vari attori. E naturalmente noi siamo, come dire, partecipi di questo governo, anche se non dal punto di vista regolatorio, e siamo pronti a dare il nostro contributo. Quello che mi viene a mente è che, vista la dinamicità di questa materia, è meglio avere un governo, come dire, un po' schematico, un po' più, diciamo, essenziale, ma molto dinamico. Cioè l'idea di avere sempre tutti intorno a un tavolo, tutti gli attori, in una materia così dinamica e mutevole, rischia di frenare il governo. Quindi rendere schematici e essenziali i punti di governo, che poi ovviamente trovano il modo di confrontarsi con
con cerchi sempre più vasti, però ecco, forse un po' di semplicità in questo aiuterebbe. E questo documento operativo che potrebbe auspicabilmente vedere la luce, dovrebbe, che non è una nostra invenzione, il professor Coviello l'ha ricordato, viene già dal piano del 2017 che demandava poi a un documento operativo che abbia appunto le caratteristiche coerenti a queste premesse, cioè che vada nella direzione di un network, che vada nella direzione di una omogeneità nelle garanzie dei LEA in tutte le regioni, come è stato richiamato prima anche dalla dottoressa Fava, che vada nella direzione di una partecipazione anche degli utenti ad alcuni momenti decisionali e che vada appunto nella direzione di un aggiornamento continuo delle indicazioni, perché come è stato detto per le tariffe, ma vale anche per tanti altri aspetti, qui non siamo dinanzi a una, diciamo, come dire, a una tecnologia stabile, siamo dinanzi fortunatamente a una tecnologia che evolve tutti i giorni, quindi ha bisogno di un governo dinamico e di indicazioni dinamiche. Grazie, dottor Fortino. Direi che hai egregiamente sintetizzato tutti gli spunti emersi da tutti i relatori che sono intervenuti. Io a questo punto ringrazio Agenas per le energie profuse nello stilare questo documento così importante, ringrazio voi per essere stati presenti, anche a chi si è collegato da remoto, e grazie soprattutto a questo panel di altissimo livello, perché ci hanno fornito appunto una visione chiara su quello che appunto è uno strumento in grande evoluzione, in grande crescita, qual è la genomica. Grazie a tutti e buona giornata.